Centinaia di fiaccole hanno illuminato le principali strade di Cassino. Cittadini in marcia per difendere l'ospedale della città martire, fortemente depotenziato dai tagli della regione. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Articolo 32 Salviamo l'ospedale, costituito da qualche settimana. Non sono servite quindi le promesse dei 120 posti letto in più per l'ospedale Santa Scolastica da parte della manager dell'ASL di Frosinone, Isabella Mastrobuono. Alle 19.30 in punto dalla piazza davanti al comune di Cassino è partito un corteo che ha poi sfilato lungo Via De Nicola e Corso della Repubblica. Tanti i cittadini che hanno manifestato perché la sanità del Cassinate ha bisogno di azioni concrete. Per chiedere i nostri diritti come cittadini italiani. In particolare che cosa non funziona al Santa Scolastica? Tutto. Proprio l'altro giorno mio padre si è sentito male perché c'è un catetere vescicale e ogni 15 giorni va a fare il cambio di catetere e l'altro giorno si è riatturato. Siamo andati sopra al reparto urologia, era completamente vuoto, desolato, chiuso. Poi giù al pronto soccorso abbiamo dovuto aspettare mezz'ora, mio padre stava crepando, le urla per i dolori. È già la terza volta che succede questo. Chiediamo più personale, più assistenza, più dottori, più perché c'è poca assistenza, c'è poco personale di servizio. Contro questa iniziativa il sindaco Petrarcone si è scagliato senza riserve. Sostiene che sia una fiaccolata organizzata dagli ex amici di Renata Polverini, coloro i quali stavano con lei quando chiudeva gli ospedali, tagliava letti e reparti a Cassino.